L'inganno di Era, ultima parte. Ricorderemo sicuramente che Zeus aveva imposto a tutti quanti gli dei di non partecipare al combattimento, stava favorendo i troiani tantissimo, e invece Era, che parteggia per i greci, è molto preoccupata di questo e vuole distrarre Zeus. E per distrarlo decide di puntare sulle armi della seduzione. Aiutata anche dal dio sonno, raggiunge suo marito, Zeus, appunto il dio Zeus, proprio presso la pianura di Troia, dove si trova la montagna, il monte Ida, dalla quale Zeus sta supervisionando la battaglia e sta favorendo i troiani. Era invece raggiunse in un baleno la cima del Gargaro, sull'alto dell'Ida. Gargaro è una delle cime, quindi, di questo monte Ida. Quindi raggiunge il dio sulle montagne. Spesso gli antichi, soprattutto gli antichi greci, immaginavano che gli dei dimorassero sulle montagne, perché per gli antichi le montagne erano dei luoghi inaccessibili, non esisteva l'alpinismo allora. E quindi non si poteva neanche andare, perché là c'erano le dimore degli dei. E quindi anche Zeus si trova sull'alto di una montagna e lì viene raggiunto da sua moglie Giunone. Appena la vide, subito il desiderio gli avviluppò la mente. Aiutata quindi anche da altre divinità, Era riesce a far breccia nel cuore di Zeus, che effettivamente è attratto dalla moglie. Come quando la prima volta si unirono in amore, infilandosi a letto di nascosto ai loro genitori. La prima volta che Zeus e Era si erano uniti fra di loro, all'insaputa dei genitori, che erano Cronos e Rea. Ecco, una cosa interessante da dire, da sottolineare, è il fatto che Zeus ed Era erano anche fratello e sorella, cosa che è impossibile, quindi, ed è assurda, diciamo, è un'unione rigettata con orrore presso gli uomini, ma presso gli dei possono avvenire anche delle cose che, insomma, presso gli uomini sono davvero inconcepibili. Le si fece incontro, articolò la voce e disse: Era, diretta in qual luogo arrivi qua dall'Olimpo? Come mai stai passando proprio di qua? Ti trovi qua proprio vicino a me, dall'Olimpo. Avevo infatti imposto a tutti quanti gli dei di rimanere sul Monte Olimpo e di non avvicinarsi più a questi luoghi. E ricorrendo all'inganno gli disse: Era sovrana. Era infatti è regina degli dei. Era sovrana è un epiteto formulare. Sto andando ai confini della fertile terra a far visita ad Oceano, padre degli dei, e alla madre Tetis, che con affetto in casa loro mi nutrirono e allevarono. Ecco, qui dobbiamo sottolineare una cosa che comunque abbiamo già detto più e più volte, cioè che esistevano diverse versioni dei miti. Ad esempio, secondo la maggior parte degli scrittori, a capo della discendenza degli dei si trovavano Urano e Gea, cioè il cielo e la terra. Invece, secondo questa versione, che è accolta adesso da Omero, si trovavano a capo, come capostipiti, insomma, Oceano e Tetis. Non confondete, mi raccomando, Tetis con l'H e con la S, con Teti, che invece è la madre di Achille. Che con affetto in casa loro mi nutrirono e allevarono, sarebbero i nonni, tra virgolette, di Giunone. Già da bel pezzo stanno lontani l'uno dall'altra, astenendosi dal letto e dall'amore, da che nell'animo è entrato il rancore. Ecco, dicevamo che gli dèi si comportano esattamente come gli uomini. Infatti, gli dèi della religione greca sono antropomorfi. E quindi anche Oceano e Egea, questi nonni, insomma, di Giunone, si comportano come spesso si comportano magari le coppie, diciamo, che sono unite da tanto tempo, ma che poi alla fine, diciamo, vivono la loro convivenza in modo sempre più risentito, con rancore, e così stavano lontano l'una dall'altra. Oceano e Tetis, scusate, non Gea, e Tetis. Aspettano le falde dell'Ida ricca di acqua, di acque sorgive, i cavalli che mi trasporteranno per terra e per mare.
Ma ora proprio per te dall'Olimpo sono venuta fin qui, che tu poi non ti arrabbi contro di me se senza dir niente me ne vado alla casa d'oceano dai gorghi profondi. Ecco, quindi sono passato qui da te proprio per chiederti permesso, dal momento che tu avevi imposto di non muoversi dal Monte Olimpo. A lei di rimando diceva Zeus, adunatore di Nembi. Adunatore di Nembi è un epiteto formulare di Zeus che è a capo di tutte quante le perturbazioni, appunto le nuvole, adunatore di Nembi che raduna le nuvole, le perturbazioni, i lampi, i tuoni che provengono dal cielo. Era, anche più tardi tu puoi recarti laggiù, ma ora su noi mettiamoci a letto e godiamo l'amore. Quindi Zeus, appassionato d'amore, chiede a Giunone di fermarsi là con lui, ma Giunone aveva progettato tutto affinché avvenisse questo. Sì, vuole che resti con lui perché vuole avere un momento d'amore, con la moglie. E quindi dice, c'è sempre tempo perché tu vada da Oceano e Tetis, puoi rimanere adesso con me. Mai tanto il desiderio né di una dea né di una donna mi ha prostrato l'animo diffondendosi nel petto. Né quando amai la moglie di Sione che partorì Piritoo, cioè non ho mai provato un sentimento, un'attrazione così forte per una donna mortale o per una dea, come quello che sto provando adesso, neanche quando mi sono unito con Dia, la moglie di Sione, che poi mi ha partorito Piritoo, il saggio simile agli dei, né quando amai Danae dalle belle caviglie, figlia di Acrisio, che partorì Perseo, glorioso fra tutti gli uomini. Ecco, la cosa singolare, per noi molto strana, diciamo la verità, è che per lusingare la moglie, e per dirle, per farle capire che prova una grandissima attrazione nei suoi confronti, ricorda tutte le donne con le quali lui si è accoppiato. Ricordate infatti che Zeus è padre degli dei. Sì, questo è un epiteto formulare generico, se volete, ma che ha anche la sua specificità, perché effettivamente Zeus era padre di tantissimo, quasi tutti gli dei, le divinità, e anche padre di molti eroi, di uomini. Tra cui Perseo, che è un grande eroe che sconfisse la Medusa, che uccise la Medusa, e che tagliò la testa, sì, alla Medusa, e che fu partorito da Danae, figlia di Acrisio. Tra l'altro Acrisio aveva saputo da una profezia che il nipote l'avrebbe ucciso. Quindi aveva cercato di rinchiudere Danae in una prigione, perché non voleva che Danae partorisse un figlio che poi lo uccidesse. Solo che Zeus era talmente attratto da Danae che si trasforma in pioggia e riesce a penetrare quindi all'interno della prigione dove è rinchiusa Danae, e Danae poi partorirà questo tale Perseo che poi effettivamente ucciderà il nonno Acrisio, colpendolo per sbaglio lanciando un disco. Né quando amai la figlia di Fenice. La figlia di Fenice è Europa, si invaghì di questa donna, insomma Zeus, si trasformò in toro e poi una volta che Europa si avvicinò a questo toro fece un balzo attraverso il mare, andò via da quella zona, da quella regione e poi generò Minosse. Minosse, anche lui è ovviamente legato al toro in quanto poi sua moglie Pasifae genererà il Minotauro. Ben noto anche lontano che mi generò Minosse Radamanto divino, né quando amai Semele, oppure Alcmena a Tebe, che dette alla luce Eracle, figlio dell'animo forte. Ecco, vedete, elenca tutti gli amori che lui ha avuto con le varie donne, come ad esempio dicevamo anche il caso di Semele. Oppure quello di Alcmena. Ecco, probabilmente il figlio di Zeus e di Alcmena è uno degli eroi più conosciuti nella storia, nella mitologia greca. Cioè Eracle, detto anche Ercole, era tra tutti i figli che Zeus aveva avuto con altre donne, uno dei più odiati da Era. Tant'è vero che lei aveva cercato in tutti i modi di uccidere Eracle, ma non ci era riuscita. Che dette alla luce Eracle, figlio dell'animo forte, mentre Semele
Partorì Dioniso, gioia dei mortali. Quindi Dioniso è il dio del vino, ecco perché gioia dei mortali, perché dà insomma sollievo e anche un po' di ebbrezza ai mortali con il vino. Né quando amai Demetra, sovrana dalla splendida chioma. Ecco, dalla unione fra Zeus e Demetra nacque Persefone o Proserpina, che fu anche poi sposa di Ade, cioè il dio dell'oltretomba. Oppure Leto gloriosa, che è la madre di Apollo e di Afrodite, chiamata anche Latona. E nemmeno quando mi innamorai di te, quanto ti desidero ora, e una dolce voglia mi strugge. Quindi sono tutto preso dal desiderio di amore. Ricorrendo all'inganno gli disse la sovrana, Cronide terribile. Cronide è un patronimico, perché Zeus è figlio di Crono. Cronide terribile, quindi Zeus tremendo. Che discorsi hai fatto? Se vuoi metterti adesso a giacere in amore sulla cima dell'Ida, tutto sarà in bella mostra, dice Era, falsamente, e quindi perché sa che invece vuole ottenere esattamente quello. Cioè, come dire, dice, ma se noi adesso ci accoppiamo qua sulla cima di questo monte, tutti quanti potranno vederci, potranno osservarci, e quindi non è possibile che facciamo questo. Come andrempe a finire se qualcuno degli dei sempiterni ci vedesse dormire e corresse poi a dirlo a tutti gli dei? A casa tua non farei più ritorno, alzatemi dal giaciglio, sarebbe vergognoso davvero. Quindi Era fa finta, insomma, di essere molto preoccupata, timorosa e vergognosa di quello che stanno per fare lì sul monte, al cospetto magari di un dio, che è un qualsiasi dio che può passare da quelle parti. Ma allora, se tu lo vuoi ed è gradito al tuo cuore, c'è il tuo talamo che t'ha costruito tuo figlio Efesto ed ha fissato i battenti saldi sugli stipiti. Andiamo a stenderci lì, dato che hai voglia di letto. Dal momento che vuoi unirti con me, perché non andiamo lì nel nostro letto, nuziale, matrimoniale, quello che ha costruito Efesto. Efesto, ricorderete, è uno dei pochi figli che Zeus ha avuto dalla moglie Era. Andiamo lì, e questo oltretutto allontanerebbe Zeus dal teatro della battaglia. A lei di rimando diceva Zeus, adunatore di nembi: Era, no, non temere che un dio oppure un uomo possa vedere. Così fitta addenserò all'intorno una nebbia dorata. Non ti preoccupare, noi saremo avvolti, nascosti da una nebbia dorata, che quindi non permetterà a nessuno degli dèi di vedere quello che stiamo combinando. Discernere non ci potrebbe nemmeno il sole, nemmeno i raggi del sole potrebbero penetrare questa nebbia fitta, benché la sua luce sia la più penetrante a vedere. Disse, e prese tra le braccia la sposa, il figlio di Crono è soggetto, il figlio di Crono, Zeus, è soggetto. Prese tra le braccia la sposa, quindi Era, sua moglie. Sotto di loro la terra divina produsse erba novella, loto rugiadoso e croco e giacinto soffice e folto, che riparava da terra a mo' di tappeto. Lì, sulla cima di quella montagna, improvvisamente sbocciarono dei fiori, il fiore di loto, quindi poi lo zafferano, perché il croco dice anche, no? Il croco sarebbe lo zafferano e il giacinto, che fecero come da materasso, come da giaciglio sul quale poterono stendersi Era e Zeus, quindi a mo' di tappeto. Vi si stesero sopra, si coprirono con una nuvola bella dorata, esattamente come aveva detto Zeus, ne stillavano gocce splendenti di rugiada. Così dormiva tranquillo sulla cima del Gargaro il padre, vinto dal sonno e dall'amore, e tra le braccia teneva la sposa. Per un certo periodo di tempo, quindi, effettivamente, i troiani non poterono più godere del favore della protezione di Zeus, perché Zeus fu distratto da Era, che riuscì ad affascinarlo, a distrarlo appunto con un momento di amore. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.